tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Allora ragazzuoli, è passato di nuovo un bel po' di tempo dall'ultimo video. Purtroppo è andata così, non sto qui a spiegarvi per l'ennesima volta i motivi di questa assenza. Vi dico solo che purtroppo, e ripeto purtroppo, non si può campare solo di YouTube e di video su YouTube, ma bisogna anche fare altro nella vita. Lavorare magari, la butto lì. Allora ragazzi, non so chi si è accorto di voi, oggi su Origin c'è una novità, vale a dire c'è la possibilità di provare in anteprima gratuitamente la nuova modalità Crea un Sim di The Sims 4, attendendo comunque il gioco definitivo. Allora, più che una demo di gioco, è solo una demo dell'editor, quindi vi dà la possibilità di creare il vostro sim, il quale per il momento può essere solo pubblicato su Facebook e tenuto lì caldo caldo per l'uscita del gioco. Tenuto lì perché comunque tutti i sim che andrete a creare con questa demo, tra virgolette, potrà essere utilizzato anche nella versione definitiva del gioco. Perfetto, allora andiamo avanti e vediamo un po' il nuovo editor, diciamo, almeno possiamo anche perdere un po' familiarità con i comandi del gioco e vedere anche la grafica, che è veramente veramente eccellente. Non so se... ok, allora facciamo un ciao, mi chiamo, sì, come ti chiami? Ah, mettiamo il nostro nome qua. Allora Bobby Drake, che sarebbe Iceman comunque. Allora facciamo maschio. Ok, vedete che comunque la grafica è veramente spettacolare. Anzi, a proposito di grafica, fatemi dare un'occhiata alle opzioni grafiche. Allora, Full HD, qualità ultra, sim molto alta. Ok, tutto al massimo mi sembra. Ok, perfetto. Allora, cos'è sta roba? Stile di camminata predefinito. Camminata pimpante, sprezzante, pavoneggiante, femminile magari no, camminata da duro, camminata goffa, indolente, saltellante, ma vaffanculo. Allora, camminata da duro, perfetto. Poi, questo cos'è? Ah, questo qua deve essere il timbro della voce se non sbaglio, è calda, chiara, calda. Vabbè, con una camminata da duro direi che come voce siamo quelli impertinenti. Questo deve essere il volume. Ah no, il tono. No dai, minchia, questa fa paura. Perfetto. Disponibile in The Sims 4, giovane adulto, ah l'età, ok, perfetto, giovane adulto per adesso. Questo che cavolo è? Scegli un'aspirazione. Sì, comunque cosa già vista e rivista negli altri The Sims, niente di nuovo, eh. Comunque, allora, un'aspirazione, cioè si può scegliere come aspirazione cibo, vabbè, io avrei aspirazioni un po' più importanti che il cibo, comunque, famiglia. Grande famiglia felice oppure progenie di successo? Ma grande famiglia felice va già bene. Scegli un tratto. Allora, un tratto del nostro carattere. Allegro, attivo, buffo, creativo, genio e pessimista. Vabbè, romantico, sicuro e testa calda. Mettiamo... creativo. Come hobby... come hobby, amante dell'arte, amante della musica, buon gustaio, perfezionista, smanettone e topo di biblioteca. Allora mettiamo smanettone. Stile di vita, ama l'aria aperta, ambizioso, folle, ghiottone, goffo, infantile, materialista, ordinato, pigro, sciatto e snob. Allora, folle, perfetto. Sociale, amante della famiglia, amicone, buono, malvagio, evasivo, estroverso, odia i bambini, perfido, minchia, mettiamo perfido. Ok, penso che la... ah no, aspetta, che cazzo... ah, folle, l'avevamo già scelto, questa roba qua non so cosa serve.
Tanto non potete cliccare un cazzo qua. Forse bisogna levarne uno. Ok, esatto. E mettere tipo perfido. No, no, forse era meglio lasciare folle. Ok. Perfetto, allora ragazzi, abbiamo creato il nostro sim. Vorrei anche... Ah, aspettate, vorremmo anche cambiare i vestiti, però per il momento vediamo un po' di farlo spesso. Ah, ecco, basta cliccare sulle parti del corpo. Perfetto, allora. Prima di tutto, parti superiori. Vedete che basta cliccare sulle singole parti del corpo, poi trascinare a destra e a sinistra per aumentare o diminuire la grandezza, tipo del braccio in questo caso. Se lo facciamo enorme, tipo un mega palestrato. Perfetto. Ah, qua si può scegliere. Ecco. Questo che cavolo è? Che ha un panzone. Ok. Allora, corpo. Però sarebbe bello vederlo senza vestiti, quindi come cazzo si fa a levargli i vestiti? Tipo così. Ok, pantaloni via, scarpe via, perfetto. Molto bene. Allora, magari un po' meno spesso perché è veramente qualcosa di osceno. Ecco, le gambe troppo... Madonna che gambe che c'ha, Dio mio. Ok. Ok. Così, perfetto. Poi, corpo, tipo di look. No, aspetta, aspetta. Volevo ancora cambiargli la capigliatura che mi fa veramente cagare. Qualcosa di osceno, quella roba lì. Come si fa? Corpo, testa, dov'è la testa? Boh. Colore della pelle verde? Cazzo è Hulk. Questo è bianco come un petto. No, qual è il colore normale di una persona? Questo? No. No, giallo non è... No. Ma penso che sia questo. Non so. Questo? Questo forse. Allora. Tatuaggi. Cazzo figata. Perfetto. Guardate che roba. Ok, facciamo un mega pazzo scatenato. Allora. Ah, bello sto Maori, non mi dispiace. Però anche questo non è male. Ok, lasciamo così. E poi gliene mettiamo ancora uno qua sulla schiena. Tutto quello che si può, in poche parole. Perfetto. Allora, dove cazzo è la capigliatura? Ah, così, aspetta. Forse è così. Ok, perfetto. Lo facciamo tipo uguale a me, no? Beh, come barba ci siamo. Io, ragazzi, ho più o meno la barba così, I capelli ce li ho tipo così, forse. No? Beh, non proprio così belli. Sono abbastanza un po' stempiato, quindi... Però, più o meno, una roba del genere. No, non sono così, Sono più come il primo che avete visto. Tipo questo. No, tipo più questo. No. Tipo, sì, tipo questo. Perfetto, va bene, la barba sì, è così. Vediamo se ce n'è un'altra che... No, questa qua va bene, ok. Capelli, accessori, vedete che ci si possono mettere anche gli occhiali, collane, ecco, ficchiamoci una bella collana da tamarro. Orecchini, perfetto. No, io non ce l'ho da tutte le parti. Io ne ho uno, due, tre solo a sinistra però. Al trago qua sopra uno e qua sotto. Un cocchino. Però due così mi sta tanto da finocchio. Quindi... Ah, solo due. Se ne mettono solo due qua. Uno non si può mettere. Orecchini, occhiali. Rimuovi. Rimuovi. Beh no, la collana possiamo lasciarla. Occhiali, no, mi fanno cagare. Perfetto. Formali, quotidiani, vabbè. Qua dà la possibilità di scegliere gli abiti per tutto questa roba. Esci dalla modalità. Modifica dettagli, ok?
Quindi capelli, baffa e Barbie, cappelli. Potete mettere, però comunque sono tutte cose già viste, niente di nuovo. Cappelli da baseball, accessori e trucco. Sti cazzi. Possiamo anche farci il trucco, ragazzi. Guardate che figata, eh beh. Va bene. Allora, come si fa a tornare alla modalità? Cos'è sta roba? Eyeliner? No, grazie. Occhi? No, ma non mi interessa veramente. Grazie di tutto, ma va bene così. Bobby Drake. Allora, adesso andiamo a vestirlo, ragazzi. Vediamo un po'. Comunque vi ricordo che nel gioco finale saranno ancora di più sia gli accessori, i tatuaggi, i vestiti, quindi. Allora, pezzo di sopra. Vediamo se c'è qualcosa di più interessante, tipo questo. Non lo so. No, questo no. Ok, allora lasciamo questo Perfetto. La Madonna. Cioè, non mi vestirei in vita mia così, ma neanche sotto tortura. Perfetto, allora mettiamo questo con la sciarpa da sciopinazzo. Parte inferiore. Dobbiamo adeguare la parte superiore, ovviamente, perché se no. No, così esagerato. Questo non mi dispiace. Ecco, potrebbe andare in giro in mutande, ma anche no. No, no. Vabbè, questo non è male. Sto pantalone rosso non è male. No, questo mi fa cagare. Lasciamo questo blu, dai. Perfetto. Allora, come scarpe, cosa gli mettiamo a sto ragazzo? Vediamo un po' come sta di lato. Ok. No, 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 no. Non male, direi. Aspettate che proviamo ancora queste. Queste anche non mi dispiacciono. Schifo. Vabbè, cazzo, delle pantofole. Allora, siamo indecisi tra queste e queste. Lasciamo queste blu. Perfetto. Accessori. Ma sì, sbattiamoci un po' di bracciali di pelle. Ok, poi no, anelli no, mi fanno cacare. Vabbè, calzini, perfetto. Un orologio magari glielo mettiamo anche. Un altro bracciale. No, mettiamo un orologio, dai. Poi, cosa possiamo ancora metterli? Tipi di look. Ah, qui sono già comunque precompilati, no? Sono già pronti, diciamo. Cosa possiamo ancora andare a modificare? Penso che siamo a posto così, no? Questi sono abiti formali, abiti sportivi da notte. Cioè, cazzo, questo si veste così da notte? Oddio. Abiti da festa. Sì, non so che cazzo di festa possa essere questa. Comunque, io non mi vesto così, né di notte così e né andare a una festa in questo modo. Comunque. Questi sono quelli che abbiamo creato noi, abiti quotidiani, quindi vanno abbastanza bene. Però sta cazzo di sciarpa arancione non mi. Così, vediamo questo. Ma non è male neanche questo, eh. Madonna, che cazzo è uno sbirro questo. Aspettate. E là, addirittura. Ma sta maglietta non è neanche male, comunque. Ma io lascerei questa. Lasciamo questa, dai. Allora ragazzi, perfetto, quando avete concluso la creazione del vostro sim, qui in alto c'è salva l'unità familiare, inserisci qui la descrizione, non so cosa possiamo inserire, mettiamo, boh, salva, perfetto, unità familiare salvata. Hai salvato l'unità familiare Drake, vedi i dettagli dell'oggetto. The Sims 4, condividi le tue creazioni con il mondo, come vi dicevo c'è la possibilità di condividere quello che avete appena fatto. Su Facebook e bla bla bla, per il momento lasciamo stare. Poi qua al fondo comunque c'è il tasto di visto che è lo stesso come quello che c'è in alto.
quindi andate a salvare, sovrascrivere quello che avete appena creato. Vi ricordo che comunque tutti i sim che create potrete utilizzarli nel gioco definitivo, quindi sbizzarritevi a creare i vostri sim, quelli più simili a voi, in modo da poi poterli utilizzare appena il gioco non è pronto, da non star lì a perderci del tempo, no? Allora, cosa ci dà ancora la possibilità di fare questa specie di demo? Secondo me è tutto qui, non c'è nient'altro. Bacheca delle notifiche, non c'è un cazzo. Apri la galleria. Galleria principale. Giocatori attualmente online 19.980. Unità familiari totali nella galleria 319.000. Unità familiari totali nella mia biblioteca 7. Hashtag di tendenza, qua boh, Maxis ha aggiunto ai preferiti unità familiare Lin. Sì, ci sono un po' di notizie di che cazzo fa la Maxis, va bene così. Comunità, cazzo è sta roba? Ah, potete scaricare addirittura i personaggi già creati, famosi, tipo Beyoncé, Duke Nukem, addirittura Michael Jackson, Gwyneth Paltrow, che figata. Sono veramente allibito, ragazzi, con 8B. Potete scaricarvi il vostro VIP preferito. Tra l'altro, visto che Michael Jackson ci assomiglia veramente tanto, eccolo qua. Guardate che roba che hanno fatto. Beh, ovviamente essendo un editor così completo potrete creare il vostro personaggio. Come si fa a scaricarlo? Informazioni. Salvo da segnare nella mia biblioteca. Forse si fa così? No? Boh. Segnala. Inserisci l'unità familiare in crea un sim. Unisci. Dov'è? No, qua non è successo assolutamente nulla. Oh, un cazzo. Come si fa? Unità familiare già salvata. Allora, forse devo andare nella galleria. No, nella galleria. Aspetta, la mia biblioteca. Eccolo qua. Michael Jackson. Inserisci. Facciamo sostituisci. L'applicazione sostituirà. Sì, va bene. Eccolo qua, ragazzi, minchia, Michael Jackson, porca puttana, guardate che roba, fatto davvero bene. Avete visto anche com'è semplice comunque scaricarlo e utilizzarlo. Proviamo a scaricarne qualcun altro. Allora, dove si andava? Comunità, download. Chi è sta gente? Allora, vediamo un po' chi c'è di famoso. Minchia, Asher, ma va a cagare. Michael Jackson va bene. Sì, tutta gentaglia comunque. Lady Gaga. Chi è DiCaprio? Sherlock. Chi c'è? Oh madonna, che cazzo, chi sono sti due obesi? Abomination. Ah, ok. Ritorna sempre Michael Jackson, vedo che va tanto di moda. Adele. Chi c'è ancora? Download assoluti. Ah, queste qua, vabbè, sono i. La famiglia che comunque. Ok, è arrivato un messaggio. Dicevo, la famiglia che è uscita in tutti i trailer di The Sims 4. Sono diventati famosissimi. Minchia, Angelina Jolie. Proviamo Angelina Jolie. La mia biblioteca. Ok. Sostituisci. Ok. Eccola qui. Veramente cazzo è uguale. Ma come cazzo fanno a fare ste robe? Oh. Guardate quanto gli somiglia. Incredibile. E la grafica è anche qualcosa di eccezionale. Stavolta hanno fatto veramente un passo in più. Perfetto.
Perfetto ragazzi, allora io concluderei qui questo video anche perché non c'è tanto da dire oltre a quello che abbiamo visto. È una semplice modalità crea il tuo sim lanciata per dare la possibilità agli utenti finali del gioco e anche quelli comunque che non l'hanno acquistato, perché questa demo è scaricabile da tutti, di creare il proprio sim, vedere un po' il nuovo editor, fare un po' di familiarità con i nuovi comandi nell'attesa del gioco definitivo che comunque ricordo proveremo insieme. Perfetto ragazzi, allora io vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, vi invito come sempre a mettere un mi piace al video, a condividerlo e a iscrivervi al canale, e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!